Torniamo al capolavoro forse più grande che abbia mai dipinto Caravaggio, che è la Natività di Messina. E vedete come gli stessi elementi siano composti in modo diverso. Proviamo a vederlo, se si torna indietro. Caravaggio ha una intuizione che è quella di ambientare la sua, eccolo qua, lo vedete a destra, eccolo qua, ambientarla in una capanna rotta e disfatta d'assi e di travi. Ecco, nella casa di Garibaldi a Salerno, a un certo punto abbiamo trovato recentemente una lapide che dice: verrà il tempo che non sarà pietra su pietra. Una frase inquietante, perché è arrivato il terremoto dopo 100 anni. Cioè, la frase sembra annunciare un terremoto. E anche questa sembra annunciare stranamente un terremoto, perché la capanna è rotta e disfatta di assi e di travi. La vedete, forse la intravedete, come il luogo più inameno del mondo, una specie di accampamento per profughi dopo che è crollata un'architettura, un rifugio in sostanza. Dall'altra parte guardate Rubens contemporaneamente, un clima molto tranquillo, i volti illuminati, gli angeli che arrivano, gloria in excelsis Deo, arrivano degli angeli, figure che è improbabile vedere nella realtà. Gli angeli, se dovessero esistere, sono dentro di noi, l'angelo custode è dentro di noi, non è uno con le ali. Lui invece ci mette le ali ed è un clima come del presepe napoletano, una grande festa. Dall'altra parte Caravaggio non concede nulla. È un evento che è capitato 1400 anni prima, è nato un bambino da due poveri che sono Giuseppe e Maria, i quali si rifugiano in una capanna, ed ecco la capanna con le assi e le travi e capanna rotta e disfatta, ed ecco terra, sulla terra un po' di paglia, ma pochissima. Guardate com'è il bambino di Rubens, ha un comodo giaciglio di paglia, un materassino, è un bozzolo di luce, una luce che è luce reale dal punto di vista fisico, perché serve ad andare luce sul volto della Madonna, dei pastori e anche dietro di San Giuseppe. Ma in realtà è una luce spirituale, una luce simbolica, è la luce, è tanta luce perché è tanto Dio, quindi è un effetto naturale, fisico, ma anche spirituale. Dall'altra parte, un bambino senza luce, una Madonna distesa a terra, proprio sulla terra battuta, poche pagliuzze, e lei che lo tiene lì per cercare di fargli caldo, alle sue spalle invece degli angeli, il bue e l'asinello con dei corpaccioni contro le travi rotte della capanna. E poi i pastori e San Giuseppe, messi lì come sono messi, con quattro stracci addosso, che arrivano, si mettono in ginocchio a guardare, non possiamo dire adorare, ecco, mentre quella di Rubens è una adorazione, c'è la presenza degli angeli, ci sono questi personaggi belli, ben nutriti, questa figura in rosso con questa bella barba, una figura insomma di pastore che è consapevole di essere chiamato a un momento così importante. Dall'altra parte degli accattori, dei mendicanti, degli extracomunitari, dei disperati, della gente che uno non vorrebbe vedere in casa, che dice questi puzzano, sono sporchi. Beh, tutto questo non solo è il Vangelo nella sua concezione dell'umiltà, ma è l'immagine di natività più corrispondente alla realtà possibile che sia mai stata dipinta. Non c'è Giotto, non c'è Michelangelo, non c'è Botticelli, non c'è Tiepolo, nessuno ha dipinto una natività, e non un'adorazione, una natività in questo modo così semplice, disadorno e disarmato, in questa capanna abbandonata e tutta rotta. Ecco, a vederli a fianco potete essere orgogliosi di avere il Caravaggio e non il Rubens. Rubens viene qua tutto contento, tutto allegro, e partirà scornato a vedere quanto Caravaggio ha un pensiero più grande. Accadde nella storia dell'arte, lo racconta il Vasari, quando Francesco Francia, un pittore importante a Bologna, disse al suo amico Raffaello, lo conosceva, che si sarebbe occupato della Santa Cecilia che Raffaello mandava per San Giovanni in Monte, la chiesa di Bologna. E allora, tutto contento, tutto orgoglioso, arriva il quadro, imballato, lo porta davanti ai suoi studenti, fa vedere che lui è amico di Raffaello, comincia a scartare il dipinto, a un certo punto lo guarda, vede come ha fatto questo dipinto meraviglioso, con la natura morta di musica, la santa,
come l'ha fatto Raffaello, si rende conto che i due hanno una certa somiglianza, ma è talmente più grande Raffaello che muore di infarto. Francia è morto di infarto davanti al e per fortuna Rubens allora non ha visto, perché altrimenti moriva di infarto, non avremmo avuto tutta l'opera di Rubens successiva, perché se avesse visto Caravaggio si sparava. E quindi quello che è capitato al povero Francesco Francia davanti a Raffaello è quello che non è capitato per sua fortuna a Rubens, ma che capita oggi nei fatti, cioè che questo dipinto straordinario, rutilante, festoso, questa adorazione si scontra con un dipinto di assoluta povertà, ma di assoluta verità. E alla fine, forse da buon ottimista, accusando il colpo e incassando, Rubens poteva riprendere la lancia e tornare a casa. Però non è anche detto che fosse il secondo omicidio di Caravaggio, cioè che fosse responsabile del suicidio di Rubens davanti alla grandezza del maestro. E lo si vede, li vedete, sono due dipinti meravigliosi, hanno lo stesso spirito, sono dello stesso momento, hanno luci simili, hanno quest'idea del chiaroscuro che appunto partendo da una fonte luminosa consente che la luce salga in parte sui volti, come vedete, e questo invece ne riceve di meno, questo a sinistra, come meno ne riceve San Giuseppe, che è una figura, come dire, non di primissimo piano. E poi la luce invece autonoma che producono gli angeli dall'alto. Dall'altra parte la luce è quella che viene da fuori della capanna verso sera, filtra attraverso le travi, tocca la Madonna che sta lì seduta per terra e tocca questi personaggi, nessuno dei quali ha un particolare rilievo, né San Giuseppe né i pastori, sono dei pastori con i loro oggetti, le poche cose della Vergine sono appoggiate lì a sinistra. E è difficile, come ha fatto un uomo a concepire nel 1608 un'opera così assoluta, così priva di lusinghe, così priva di effetti speciali, così priva anche rispetto a se stesso, come dicevano nel paragone delle due cene in Emmaus. La prima è molto più spettacolare, la seconda è molto più turbata e, come dire, con questo chiaroscuro che serve a far sentire un dramma interiore. E da quel punto, da quella cena in Emmaus di Brera, che potrete vedere a Milano, si arriva direttamente a un'opera come questa, nello stesso spirito che è quello dell'ultimo Caravaggio, dal 1606 all'anno della sua morte. 4 anni di pittura tutta interiore e tutta volta a recuperare una spiritualità che possiamo dire francescana. L'opera potrebbe essere stata concepita per i padri cappuccini e per un padre priore che proprio nel tema della semplicità e dell'umiltà vedeva le ragioni della sua vocazione. Caravaggio, che non doveva avere nessuna particolare attenzione per quel cappuccino, ne ha interpretato nel modo più assoluto il tema dell'umiltà e della povertà con questa natività così assoluta. Ebbene, a confronto quindi due modi diversi di intendere lo stesso tema, a confronto però due persone, una esuberante, una festosa, una ottimista, e dall'altra parte una personalità complessa e tragica nel momento in cui si avvia alla fine della vita. Quando uno è alla fine della vita, le idee estreme poi portano con loro anche una visione che cambia il mondo. È come se ci sono persone che vivono 100 anni e hanno un percorso di parabola regolare. Altri che invece in 37 anni come Caravaggio concentrano giovinezza, maturità e vecchiaia, e le ultime opere fanno sentire che c'è un avvertimento della morte, che c'è qualcosa che fa cambiare loro la visione del mondo, come se avessero compiuto tutta la vita soltanto in quei 37 anni che lui ha vissuto e 15 di pittura. Quindi è arrivato alla fine di una corsa facendo un'opera nella quale si sente un dialogo con il pensiero di Dio interpretato nel senso più interiore possibile. E quindi ecco il senso di questo capolavoro che da solo dà a Messina un primato nella storia dell'arte italiana e del mondo come nessun'altra città può vantarsi di avere, neppure la Roma degli altri Caravaggio. Avete i due più grandi dipinti di Caravaggio e io credo che questo sia un motivo di orgoglio anche nazionale. Diamo all'Italia...